si sente un forte odore di caffè. Caffè? Sì, sì, questo è caffè, credo. Beh, credo che sia caffè usato, però. No? Lucia, racconta che cosa sta succedendo qui. Allora, abbiamo allestito questo laboratorio. Il laboratorio si è creato nella parrocchia San Sebastiano 2 anni fa, poi abbiamo cercato di consolidare la cosa e quest'anno è venuta fuori alla grande, nel senso che abbiamo adottato un progetto con i padri della consolata. Qui abbiamo il padre Tarcisio che ci ha indicato una comunità nel Sudafrica e stiamo cercando di aiutare questi bambini, gli angioletti cioccolatini chiama lui, e quindi ci siamo date da fare per realizzare questo laboratorio. Questi... Il fine è la solidarietà. Queste cose si vendono per... aiutare i bambini. Io stavo già stamattina paura. Io faccio. Carina, io ti faccio. Ciò che è bello, no, è stato di coinvolgere i bambini per aiutare altri bambini. È questo. Infatti, che il progetto DJ Fanciulli per i fanciulli. Ecco, è questo che è bello. Il cantiere dei valori. Dove sta la... Mamma! Qua forse. Mamma! Ah, eccolo, mamma. Guarda. Qua siamo in troppo. Cantiere dei valori. Infatti state spostando questo è il gruppo laboratoriale. Perfetto. Siamo 40 bambini e 10 mamme. Ah, quindi le mamme. Le mamme servono perché devono testimoniare, ma devono pure mantenere l'ordine, la calma. Benissimo. E questa. Le altre mamme. È una parte delle. Che conosciamo bene. Tu non scappare però, anche c'è papà c'è. Tutte devono essere delle mamme. È un'altra mamma. Le altre verranno questa sera dopo. Va bene, ci vediamo dopo allora. Va bene. Ecco, bravo, grazie. Auguri. Ecco, grazie mille. Ma stamattina che ha fatto le ricette? Ci vuole molta precisione per poter fare questo lavoro. E rilassa, bisogna avere un'ottima vista. Dopo le fatiche. E sì, a tempo perso. Non si ha molto tempo purtroppo per dedicarsi. Ma viene fatta con della sabbia a getto? No, viene usato una punta di diamante, viene inciso direttamente sul vetro, una volta che si sbaglia poi non serve più niente. Ah, quindi bisogna avere la mano ferma, ferma e cominciare. Bisogna sì, molta precisione. Ma anche i dipinti sono. No, questa è una signora, la signora Marisa Donateo. Ah, ho capito. Quindi sono le incisioni sul vetro sono. Sì. Vetro, specchio.
Le civette sono particolari, no? Può lavorare sullo specchio è molto più difficoltoso perché si riflette la doppia immagine, per cui bisogna prestare più attenzione. Da quanto tempo ha questa passione? Circa 3-4 anni. Ah, scoperta così improvvisamente? No, ho provato, mi ha insegnato un'amica, quindi poi mi è piaciuta e quindi ho continuato. Molto bene, auguri e complimenti. Grazie. Sera. È un po' come indigeste però sì. I fichi d'India con le spine. Fanno da tappo, fanno da tappo. Ah, ecco. Monello, no. Monello. Monello, chi è? Tu si può vergognare un attimo per non aver diffuso questa notizia? È stata una istituzione all'ultimo momento. No. Sì, che noi ancora non sappiamo cosa deve fare. Va bene, a che ora dobbiamo venire? 8:15, 8:20. Va bene. Ah, questo è... È bellissima questa cosa. Funziona il baratto? Sta funzionando, insomma, sono... tra divertiti e interessati e ci hanno portato delle cose, hanno preso altre e si sono presi direttamente perché c'è l'angolo del regalo, per cui ecco, c'è il signore che ha preso delle cose, il lampadario, ho capito, quindi si può fare, insomma, si può fare. Funziona a posto, ambiente che ci descrive la rivisitazione di certe tradizioni, per cui puoi fare il confronto, no, con i tempi si vive, sono interessanti, sono necessari, no? Ecco perché io trovo che praticamente che sì, quindi io mi aspetto per un grazie di cuore perché ha fatto questa dichiarazione di intenti che sono sicura senz'altro un segno. Allora possiamo passare alla lettura, vero? Dunque, quando ci arriva tra le mani un libro di autore noto, sconosciuto, antico, moderno che sia, il nostro stato d'animo è quello di chi entra nella febbrile oscillazione tra la curiosità intellettuale che spinge subito a sbagliarlo e l'incertezza che ci porta a chiederci: ne vale la pena? Per chi ama la cultura e quindi i libri, che ne sono, che se ne dica, il principe, sono ancora convinta di questo, sarò retro, ma la penso così, non c'è dubbio che la prima è destinata a prevalere. Un libro, infatti, a qualunque genere letterario appartenga, è sempre un microcosmo che riflette una visione del suo tempo, e il suo sguardo non può sottrarsi all'osservazione del mondo che lo circonda. L'uomo, infatti, pur nella variegata gamma delle sue posizioni nel suo ambiente e dei costumi della società di appartenenza, conserva nei secoli la sua essenza. La sua humanitas sono inoltre ben delineate e vissute con grande sensibilità e viva partecipazione piccole storie individuali, prima tra tutte quella del protagonista. Ferdinando Reynaud è infatti il personaggio chiave attraverso cui il donno
manifesta il suo essere uomo tra gli uomini. Finalmente. Agostino, come stai? Ciao, bello mio. Voglio fare una domanda, no, non è difficile. Non mi dire ma... se ha giocato o meno. No, no, ma è una curiosità. Ah. Sono civette donne? Donne civette, sì. Perché sono donne? Perché a me piacciono, diciamo, la figura femminile. Allora, essendo che ho fatto il corso per i fischietti e il tema era la civetta, io ho voluto creare una donna civetta, questa figura così stilizzata e poi diciamo è rappresentata in diversi modelli, però donna civetta, la donna è civetta, no? Finalmente ti becco! Aspetta, ti faccio fotografare le due civette che sto... Vediamo, vediamo. Vediamo le due civette nascoste. Perché se no si rovinano, perché c'è troppa corrente. Ah. Quindi sono appena fatte? Sì. Ah, ecco. Quasi un'esclusiva, insomma. Per chiederti che ora è? Ah, sono le 11 esatte, precise. Ecco, io sono riuscito a entrare qui da Luis alle 11, alle 23 di sera.
perché era impossibile entrare durante le ore di Galadina in fiore. Grazie, è un piacere ricevere il professore qui in questo mio negozio, che è un gradito ospite, ecco. E fa quasi da padrone di casa. No, assolutamente. Ma l'iniziativa è riuscita anche quest'anno? Perfettamente. E diciamo che è stata molta collaborazione da parte degli stessi galatinesi. Mi sorprendo sempre di più anno per anno che la gente comincia non apprezzare Galatina, perché comunque Galatina ci vuole poco ad apprezzarla, perché parla da sé, basta farsi una passeggiata nel centro storico e non solo per ammirare quello che noi veramente abbiamo, un museo a cielo aperto. E poi quando ci sono commercianti illuminati, lasciamelo dire, non mi riferisco a questa splendida illuminazione di questi luoghi bellissimi, ma illuminati nelle idee, c'è speranza per Galatina. Ma io dico, in ognuno di noi c'è sempre qualcosa di un tesoro, bisogna solo sapere donarlo. Per esserci questo deve trovare la persona giusta per poter avere l'ispirazione, e questo penso che la città di Galatina mi dà molto ogni giorno, con gli amici che vengono a trovarmi, ma non per l'acquisto, indipendentemente da questo, con gli apprezzamenti, con i saluti. Per questa manifestazione ho voluto anche dedicare la prima vetrina, che appunto richiama un po' il giardino ottocentesco con questi grandi vasi, e quindi dando qualcosa anche di elegante alla città stessa, che comunque è superflua, perché la città di Galatina è già per sé elegante. Bene, grazie e auguri. Grazie per a te, professore, sempre attento a disposizione. Sempre dai. Attento, questo ci dà molto orgoglio e onore a noi cittadini. Grazie. E finalmente alla fine di questa giornata lunghissima e nella mostra Strabismi, a quanto sembra una delle più innovative di questa edizione. Allora, se tu non lo sai, professore, qui in questa sala io ho lavorato per oltre... E ti pare che io non lo so? Lo so che lo sai. No, perché io infilavo le schede, tu... Tu venivi ogni tanto, no? A vedere che faceva papà. Sì, e mettevo a posto le schede. Ci sgridavi a noi pure, perché tu eri autoritario. Allora, soddisfatto... Presidente. È riuscita una cosa meravigliosa, una bella serata, una bella manifestazione. Oltretutto tu sei venuto alla presentazione del libro, sì, no? Sì. E l'autore è stato molto bravo, siamo rimasti tutti contenti, va bene? E c'è stata molta partecipazione nonostante la concomitanza di due eventi. Qual è la concomitanza di due eventi? C'era sopra noi in... alla Gen 67 c'era anche un'altra iniziativa. Sì, ho saputo, sì. Però penso che i galatinesi abbiano gradito venire qui, andare lì, dappertutto. Al centro storico, no? No, ma penso che abbiano frequentato ambedue le zone. L'importante è che Galatina viva, insomma. Alla prossima. Dai, all'edizione grazie. 2013. Grazie. Complimenti. Grazie a te, ciao. La Valentina, la saluto, dove sta?